Tu in questo film fai una piccola parte dove sei un'aspirante attrice. Ti ha fatto ricordare qualcosa dei tuoi esordi come attrice, qualche ricordo particolare? No, nel senso questo ruolo è un ruolo che mi ha subito divertito molto. È appunto, come dicevi, una ragazza, è un ruolo molto ironico, a tratti anche comico, una ragazza che vuole per forza fare l'attrice, ma non sa neanche lei il perché. È molto giovane e appunto pur di arrivare, di partecipare a questo grande film, appunto addirittura si fidanza con il produttore, che è un uomo già sposato, molto più grande di lei, interpretato dal grande Ricky Tognazzi. E, insomma, no, non mi ricordo assolutamente me, perché appunto io ho iniziato giovanissima, ma con una grande determinazione, con un grande impegno, soprattutto con una grande dignità di me stessa come artista e soprattutto come donna. Quindi no, però non ho mai giudicato il personaggio di Donatella, anche se alla prima lettura può sembrare un personaggio tra virgolette anche un po' squallido, comunque non positivo. Ho cercato sempre di trovare il suo lato naif, il suo lato giovane, anche entusiasta, no? E un po' comico, perché poi credo sia quello che mi chiedeva Rob principalmente, quindi in questo penso di averlo colpito tra le tante attrici italiane che si sono presentate, proprio perché ho letto forse questa, ho visto una chiave comica e non negativa del personaggio. C'è stata qualche persona o icona di riferimento che ti ha aiutato negli anni ad andare avanti nella tua carriera? Sono una grandissima fan, soprattutto anche di tutte le grandi attrici che ci sono qua oggi, dalla grande Sofia Loren a Marion, a Penelope, a tutte loro sono veramente grandissime. Conoscerle è stata una grande emozione e anche un modo per imparare. Però non mi sono mai ispirata a nessuno, ovviamente ci sono tante attrici anche del passato che amo, però tipo Monica Vitti, appunto Sofia Loren, tante, però non mi sono mai ispirata, non ho mai cercato di copiare o di imitare nessuno, prima di tutto perché sono talmente mitiche che farei solo una figuraccia, poi perché credo che la bellezza di questo lavoro sta anche nell'andare ad attingere proprio da te, dalle tue emozioni, dal tuo bagaglio, dal tuo passato. E quindi sei diventata famosissima soprattutto quando hai esordito con L'ultimo bacio, adesso torna Baciami ancora, cosa ci puoi dire? Che ci posso dire? Io non ci sarò, come si sa, però insomma auguro tutto il meglio al film, sarà sicuramente un bellissimo film. Ascolta, invece, c'è mai stato qualcuno che ti ha detto Martina non andare avanti nella tua carriera, non ce la puoi fare? Oppure c'è qualcuno che ti ha scoraggiato e qualcuno che invece ti ha incoraggiato? Gli ostacoli si incontrano sempre, credo un po' in tutti i lavori, no? In questo poi, che è un po' un lavoro che vogliono fare tutti, sì, ne ho incontrati molti e li incontro anche adesso. Anche per esempio sul fatto di poter partecipare, un mio sogno è sempre stato lavorare su un film americano, ma tantissime persone mi hanno sempre detto no, non sarà mai possibile, eccetera. Ma anch'io stessa a volte ho messo in discussione me stessa, anzi mi metto spesso in discussione. Io credo che sia importante sognare e continuare con determinazione a studiare e andare avanti, senza ascoltare queste voci. Se le vogliamo ascoltare per motivarci, non per buttarci giù. Riesci sempre a conciliare amore e lavoro? No, molto difficile, infatti non è che sono sempre stata molto fortunata in amore. Adesso sì però. Adesso sì. Portiamoci vediamo. Vediamo. Ce la fai adesso? Sì, sembra di sì. Beh, forse anche perché fate lo stesso lavoro, anche per questo. Ma sì, poi sai, il lavoro non è importante, in amore, cioè, il lavoro è una cosa, l'amore è un'altra, questo è molto importante, bisogna dividere le due cose e questo lo faccio. Come ragazza hai sogno di una famiglia un giorno? Sì, certo, ma non adesso. Un grande saluto a Starlit, uscirà presto Nine, andate tutti a vederlo. Ciao. L'acqua è un bene primario limitato, è un diritto umano universale. Va salvaguardata e distribuita a tutti secondo criteri equi e di risparmio. L'acqua va prelevata dall'ambiente in modo ragionevole. Alle elezioni regionali del Lazio, vota per la difesa dell'acqua pubblica.